Babacar può tirare Babacar il palo fuori. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo qui tornati su FIFA 16, sulla carriera con la Fiorentina. Allora ragazzi, prima di andare all'episodio di oggi vi volevo dire una brevissima cosa. Ho registrato un'altra partita prima, cioè un altro episodio prima di questo. Il problema è che il file video mi si è corrotto e quindi non vi ho potuto portare l'episodio. Ragazzi, volevo farvi vedere le partite che ho giocato, dirvi un po' cosa è successo, ossia la vittoria con il Verona per 2-0 e poi ragazzi ho pareggiato col Frosinone per 2-2. Perdevo 2-0, sono riuscito a pareggiare nei minuti finali, è stata una partita bellissima. Peccato che non riesco a farvela vedere. Ok ragazzi, un'altra novità, e nel frattempo giro, è questa qui. Allora, come sapete ho accettato l'incarico per la nazionale e mi è arrivato da parte della federazione la comunicazione che dovevo convocare, fare le convocazioni e quindi dare la prima lista per l'amichevole che ho. Ragazzi, ho scelto questi convocati per la prima amichevole che farò con l'Italia, che sono Buffon, Sirigu, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Darmian, il nostro Astori della Fiorentina, Criscito, Florenzi, Abate, Antonelli, Marchisio, Verratti, De Rossi, Parolo, Bonaventura, Candreva, Insigne, Berardi, Antonio Cassano, Balotelli, Immobile e il Franco Vasquez. Questi sono i convocati per la prima partita, ragazzi. Come vedete lì fra i convocabili c'è anche Thiago Motta, per esempio, che non ho convocato, c'è Pirlo, beh, c'è Perin come portiere, c'è Giovinco, vedete Marchetti, potrei inserire volendo Totti, che però come vedete è infortunato, quindi l'ho lasciato fuori, Eder, Montolivo, Raggi, Consigli, ragazzi, veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi vi invito subito a lasciare qui sotto un commento se nella prossima partita volete vedere un particolare giocatore che secondo voi meriterebbe la nazionale. Io poi vedrò se magari vi accontento e lo convoco per la prossima amichevole. Ragazzi, allora andiamo subito alla prima partita di oggi. Eccoci ragazzi, giunti nella formazione. Come vedete è la formazione tipo, con appunto solo Babacar per Kalinic infortunato. E ragazzi, in panchina è tornato con Kone, che si è ristabilito totalmente dall'infortunio. Ok ragazzi, eccoci giunti a partita di Europa League contro il Guanaspor. Vedete, piove e siamo in casa. Dobbiamo cercare di portarci a casa questi tre punti. Come Babacar ancora dentro. Babacar, tiro di Babacar, la parata e poi pare il portiere. Avanziamo come Saico, proviamo il tiro. Rimpallato. Qua avanza il Konyaspor, colpo di testa. Tata Rusano deve intervenire. Pericolosissimo Konyaspor. Teglio, prova il tiro a giro fuori. Babacar. Può tirare Babacar il palo fuori. Ce n'è qua che è passato il Konyaspor, ancora il Konyaspor. Il tiro. Palo esterno del Konyaspor è fuori. E finisce il primo tempo, ragazzi. Il primo tempo combattuto, ma come prevedevo abbastanza equilibrato. 0-0. Josip Ilicic dentro. Adesso Babacar. Che è filtrato Babacar il gol. 1-0 per noi. Facciamo sfruttare il Puma Babacar. 1-0. Fatto il finta di passare a Ilicic. Invece mi sono andato dritto centralmente e il difensore è stato fregato dalla mia. Vediamo il tutto. Ecco qua, guarda. Finta di passare, invece è stato tutto perduto e Babacar ha segnato. Cross dentro! Babacar! Se non ancora sport calcio di posizione messo fuori, ragazzi, purtroppo deve sostituzioni e non si può parte più dentro tutto. Mi sa Teglio, ne può andare solo Teglio. Teglio, ancora qui. Mi sa Teglio. Teglio, 2-0 per noi. Contropiede, la sfida con chi sono qua nella scuola, la ricerca del pareggio e contropiede lo abbiamo punto. 2-0 per noi. Ragazzi, galoppatelo in avanti. Bravissimo Teglio, in giro. 2-0. Allora l'ha messo fuori Matti Fernandez, botta! Teglio, al tiro a giro, ancora miracolo! Poi Babacar! Proviamo ancora un tiro a giro, nulla da fare e poi esce il portiere. E finisce la partita. Tre punti fondamentali per il nostro cammino, per il nostro proseguo del cammino in Europa. Ok ragazzi, allora eccoci qui giunti nella seconda partita. Questa nella formazione con Alonso, Braciszkowski e Babacar, quindi ho sostituito i due esterni. Con Kone al posto di Ilicic, poi Borcavallero e Fernandez al posto di Adamaciu, stanchi dall'Europa League.
La difesa, ragazzi, è rimasta invariata. Ovviamente, Tattarusano in porta. Andiamo a vedere quindi come andrà questa partita contro la Samp. Blaccikowski ancora. Blaccikowski al tiro. La parata di Viviano. Pone ancora, pone dentro. Verso Porcavallero al tiro. Centrale, Viviano para. Blaccikowski ancora. Finite, finite di Blaccikowski. Il tiro, il gol. 1-0 per noi. Blaccikowski ci porta in vantaggio. 1-0 ragazzi, questo è uno scontro avverso, la stampa non ha avuto più di noi. Grandissimo Blaccikowski, guardate qui, finta, finta ancora, grande tiro, 1-0. Attenzione qua al tiro della Samp, fuori di pochissimo con Fernando ragazzi, reazione Samp. Babacar qua, che se ne può andare da solo, Babacar, è solo Babacar il tiro, Viviano, un miracolo, e poi la palla che rimane lì, 2-0. 2-0, pasticcio difensivo della Samp, il Puma Babacar non ha sbagliato. È esultante con i compagni, quelli che sono in panchina. Ecco qui. 2-0 ragazzi, la decisiamo. Ecco qua, guardate, Babacar, decisiva. Tiro, guardate qua, Viviano non partire per qua, pasticcio enorme, 2-0 per noi. Conè al tiro immediato! Fuori di pochissimo, ragazzi, che tiro Conè! Non me l'aspettavo così bello e forte. Che okay, ragazzi, 2-0, primo tempo dominato, dobbiamo mantenere il risultato nel secondo tempo. Attenzione ad Alvarez dentro! Cross dentro! Colpo di testa di Soriano fuori. La punizione, ragazzi, che faccio battere a Conè perché è uno dei migliori. Sta giocando benissimo. Spero di riuscire a farlo segnare. Vediamo un po'. Conè al tiro fuori. Deviazione. Funziona la sappa ancora con Soriano. Soriano può provare il passaggio. Pensavo provasse il tiro. Ha sbagliato tutto Fantantonio. Appena convocato da me in nazionale, tra l'altro. Che ha visto dentro. Batte. Conè! Il pallone parato da Viviano. Attenzione al pallone dentro. Ragazzi, per fortuna che ha sbagliato tutto, era solo. Recupera Fernando. Silvestre, il tiro ancora. Non l'ho visto chi. Ma Blaccikowski ha anticipato da Silvestre che addirittura è in avanti. Attenzione qua al tiro di Fantantonio. Fuori di pochissimo, ragazzi. La Sampdoria negli ultimi minuti ha cercato di fare di tutto per recuperare. Finisce la partita, ragazzi. Vittoria per 2-0, importantissima. Questa è la classifica aggiornata. Abbiamo la Juventus prima a 34 punti, noi secondi a 30, quindi abbiamo ridotto il distacco dalla Juve a solamente 4 punti. Poi abbiamo la Lazio che ci segue a 28 e poi c'è la Samp che quindi è quarta, che è a 22 punti. Ragazzi, nel prossimo episodio avremo due partite e due amichevoli con la nazionale, quindi si stoppa la Serie A e giocheremo insieme con l'Italia contro la Polonia prima e la Russia poi. Quindi ragazzi, mi raccomando, non perdetevi il prossimo episodio perché vedremo appunto la nostra nazionale fare due amichevoli di preparazione agli europei. Ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un like per sostenere questa serie, commentate, scrivete chi volete vedere magari convocato nella nazionale italiana, se vi piace la formazione che i convocati, scusate, che ho scelto. Quindi fatemi sapere tutto questo, se siete iscritti al canale mi raccomando di iscrivervi. Ragazzi, se volete condividere il video, consigliate questo canale ai vostri amici e a tutti quelli che conoscete, mi raccomando. Ok ragazzi, come sempre sotto trovate i miei social network, passate dalle mie varie pagine. Noi ci vediamo al prossimo video qui da Angelo 83, è tutto, ciao gamers!